Un saluto dal vostro Frankie di quartiere, bentrovati su RPG News. Partiamo, sigla. Frankie Slayer. Come sempre ragazzi, vi ricordo che ogni sera mi potete trovare su... stavo per dirlo, sulla piattaforma Viola. Al momento sto giocando Tactics Ogre Reborn. Mi raccomando ragazzi, venite a trovarmi, fate i bravi. Cominciamo. Chained Ecos, JRPG indie in 16 bit, uscirà l'8 di dicembre. Forse qualcuno di voi lo conosceva già, mentre molti di voi sarà sicuramente la prima volta che lo sentono menzionare. Io in realtà questo progetto lo seguo da un annetto e mezzo, da quando venne rilasciato il primissimo trailer, perché quello che io ci ho visto dentro immediatamente è stato Xenogears, Chrono Trigger e Ivalice. Ivalice inteso come Final Fantasy XII, ma anche un pizzico di Final Fantasy Tactics. Quindi ragazzi, è un gioco interessante. Ho provato l'alpha build, e devo dire che è bello. Chiaramente l'alpha andava bilanciata, andava calibrata. Ormai manca pochissimo, manca meno di un mese. Sicuramente ragazzi, questo gioco lo porterò, lo giocherò e lo giocherò in live. Farò sicuramente anche una recensione perché, ripeto, è un progetto nel quale credo fermamente. Oltretutto, ragazzi, vi ricordo anche che questo progetto è nato inizialmente come campagna Kickstarter condotta da una sola persona e ha raccolto $130,000 a fronte di $60,000 che chiedeva, con circa 5.000 sostenitori, e poi è stato raccolto da Deck 13, il distributore, il producer, che ha deciso di supportarlo per aiutarlo appunto a sviluppare il gioco. Ragazzi, credetemi che è un gioco che veramente ne varrà la pena. È uscito il nuovo trailer di Disgaea 7, il gioco esce a gennaio in Giappone, la data americana occidentale sarà comunicata in seguito. È un trailer di 6 minuti, quindi non posso stare a mettere tutti e 6 minuti, però fanno vedere praticamente tutto, fanno vedere gameplay, fanno vedere i personaggi, le musiche sembrano molto belle, molto carine, è a tema mitologia giapponese per la prima volta, ma non mancheranno tutti gli elementi che hanno reso classica la serie. Da notare che è stata introdotta la possibilità di far diventare giganti fino a 4 personaggi contemporaneamente nell'arena, tipo kaiju. Ragazzi, io non lo aspetto tantissimo perché sono rimasto un filino burnato da Disgaea 6, però sicuramente vi porterò un hands-on quando uscirà la versione occidentale. Falcom ha ufficializzato che IS 10 uscirà su tutte le piattaforme principali a parte Xbox nel corso del 2023, inizialmente una release solo giapponese come ormai ci hanno abituato e poi successivamente verrà tradotto. Questa è una notizia interessante perché in realtà sapevamo già che IS 10 era in sviluppo, ma non sapevamo ancora né la finestra di lancio né le piattaforme vere e proprie sulle quali uscirà il gioco. È stato anche detto che nel corso del 2023 vogliono far uscire 3 titoli per Nintendo Switch, e visto che non hanno assolutamente parlato di nuove IP, mi viene da pensare che si possa trattare dei due Kuro, Trails of Black, che sarebbe interessante visto che, insomma, adesso nel 2023 usciranno sia Trails to Azur che Trails from Beginnings. E dopo Beginnings in teoria ci sono i due Black, quindi chi lo sa, magari riusciranno a far uscire i Black super tradotti, super veloci, anche loro entro la fine del 2023? Sarebbe bello, non ci spero tantissimo, però oh raga, sono parole loro. Comunque questo sarà un anno bomba per Falco. Nuovo trailer per One Piece Odyssey. Ragazzi, allora, il gioco sicuramente è fatto a low budget. Il gioco sicuramente sarà molto easy perché deve essere accessibile a tutti. Però si sta delineando qualcosa di interessante perché sembra un One Piece Kingdom Hearts. Nel senso che adesso hanno rivelato che anche Water 7, la saga di Water 7, farà parte dei ricordi esplorati dal nostro gruppo. È molto affascinante il concept di vedere il nostro team, ormai diciamo post time skip, quindi abbastanza forti, molto più maturi, rivisitare eventi che già conoscono, dei quali chiaramente già conoscono antagonisti e alleati,
e vedere come si interfacceranno con loro, già sapendo quello che deve succedere. Chiaramente io immagino che ci saranno anche dei cattivi dall'altra parte che saranno in questi, diciamo, mondi dei ricordi, che probabilmente stringeranno alleanze con i cattivi e quindi cambieranno il corso degli eventi. Sta di fatto che comunque poter esplorare tutte le saghe principali del gioco, ma vedere una trama che cambia, una trama diversa, un what if, è figo, dai ragazzi, è figo. Quindi il gioco esce tra poco, esce a gennaio. Credo a sto punto, amici, che lo porterò sulla piattaforma viola. Assolutamente. Io sono un grande fan di One Piece. Come me, avevate comprato una PlayStation 5 per Final Fantasy XVI, Final Fantasy VII Rebirth e altre esclusive Square? Beh, considerate che forse si potrebbe valutare di venderla, la PlayStation 5, se si ha già un PC. Un PC chiaramente più performante di una PlayStation 5. È stato confermato ufficialmente che Final Fantasy XVI sarà un'esclusiva che durerà solo 6 mesi su PlayStation 5. Dopodiché uscirà anche su computer, su PC. Non sappiamo se uscirà anche su Xbox. Final Fantasy XV era uscito anche su Xbox. Ragazzi, che dire, qua si potrebbe parlare all'infinito. C'è da dire che ormai le esclusive vere e proprie quasi non esistono più, sono quasi sempre temporali, e anche se sono esclusive senza tempo, in un modo o nell'altro riescono poi a farle uscire per PC. Sia Sony che Microsoft, l'unica che tiene fermamente sotto la gabbia dorata le proprie esclusive è Nintendo. Però anche, per dire, le esclusive Nintendo Square Enix poi finiscono sempre su Steam. Vedete Triangle Strategy, Octopath Traveler. Chi lo sa. Magari anche Shin Megami Tensei 5 finirà su PC? Non lo so. Resta il fatto che oggi come oggi è così. C'è poco da dire, c'è poco da fare, può far arrabbiare. Chiaramente io Final Fantasy XVI me lo giocherò su PS5, però la mia paura più grande, amici miei, sapete qual è? Che possano far uscire una versione, tra virgolette, incompleta di Final Fantasy XVI su PS5 e poi magari far uscire una versione con un DLC aggiuntivo, con delle cose aggiuntive, fissata di qualche cosa per PC. Chiaramente in quel caso lì me lo potrei anche rigiocare, potrei valutare di rigiocarmelo se ne varrà la pena. Certo è che questo genere di strategia di marketing un po' fa deprimere, perché le console sono destinate a scomparire e così probabilmente anche i videogiochi su supporto fisico. Già che ci sono, vorrei spendere anche due parole per la questione di settimana scorsa, che avevo preferito far finta di nulla, però poi ho visto che è scoppiato il boom mediatico riguardo la questione del razzismo di Final Fantasy XVI. Allora, io vorrei portare all'attenzione di tutti che parlare di razzismo per quanto riguarda un videogioco mi sembra folle. Se poi dobbiamo anche valutare che non ci sono personaggi di colore in un setting fantasy, E sono d'accordo, raga, ma non ci sono nemmeno i giapponesi, non ci sono nemmeno gli asiatici, non ci sono i samurai, non ci sono gli asiatici, non ci sono gli indiani, ci sono gli europei. E in realtà ci sono anche personaggi con dei tratti abbastanza arabeggianti, come il Dominant di Titan, perché chiaramente se si pensa al Medioevo, alle battaglie medievali, si pensa ai cavalieri dell'Europa centrale, ma si pensa anche alle crociate, e quindi chiaramente ci può stare che ci siano personaggi con dei connotati arabeggianti, ma il fatto che non ci siano personaggi di colore o che non ci siano anche personaggi gialli, asiatici, con connotati asiatici, non deve essere fonte ogni volta di polemica sul razzismo di qua di là, perché prima di tutto è un videogioco, cioè proprio come chi dice però proprio perché è un videogioco potevano metterceli. Io vi rispondo, proprio perché è un videogioco possono anche non metterceli. Cioè non è che adesso ogni singolo videogioco deve diventare come le strade di New York o Manhattan. Perché se no io potrei anche dire, e non ci sono i grassi.
perché non ci sono personaggi grassi? Io voglio vedere dei personaggi grassi. I nobili erano tutti grassi al tempo, però in Final Fantasy XVI i nobili non mi sembrano grassi per nulla, mi sembrano tutti belli prestanti, sono seduti sul trono dalla mattina alla sera, però hanno il fisico meglio di Costantino. Sì, Costantino, quello di quando io ero bambino, lo so, è vecchio anche lui. Però per farvi capire che insomma sono tutti modelli, perché oggi è così, è un videogioco, è l'immaginario, non succede nulla. Quindi ragazzi, teniamo un attimo gli spiriti. Cioè io sono il primo che aborro qualsiasi forma di razzismo, però se si tratta di un videogioco che vuole ricreare uno stile medievale, vi dico, pensate a Tactics Ogre, pensate a Final Fantasy Tactics, pensate anche a Final Fantasy XII. Non mi pare di ricordare che ci fossero personaggi di colore. Perché? Perché comunque si vuole creare un setting fantasy, ma fedele al medioevo europeo, punto, fine. Cioè, senso, mi sembra folle mandare avanti una polemica del genere. Quindi ragazzi, la spengo qui. Amici, siamo giunti alla fine del video, è stato breve ma intenso, perché in realtà devo andare a giocare a Tactics Ogre, in realtà no, adesso devo farmi mezza giornata di editing di questo video. Ricordatevi che se volete supportare il canale o offrire un caffè a Frankie, potete farlo tramite il link che trovate in descrizione e nel primo commento. In realtà anche un solo caffè può fare molto per il canale. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Abbaio.